la parola, un saluto al sindaco, alle autorità, all'onorevole, poi invito anche i figli Maurizio, Antonio e Maria Grazia, i figli di Mario e Donata Bascià che hanno donato il terreno 18 anni fa, l'esattezza del 2000, nella costruzione di una chiesa, però poi strada facendo si è pensato di occupare questo foro sia per la casa canonica e sia per un centro pastorale per le attività della parrocchia, visto che in piazza erano un po' strette. E allora poi un domani, spero che questo sia un sogno, poi potremmo parlare ancora meglio, chissà, potrà nascere una chiesa come volevano Mario e Donata Bascià. I figli, avvicinatevi, bene, grazie, Antonio e Maurizio. Loro sono in comunione nella preghiera, li ricordiamo questa sera della preghiera, sono con noi e procediamo con la benedizione. Stati in Cristo vera vite e ci hai fatto membra del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, dona al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali al servizio della parrocchia. Maria Santissima Assunta, e rendili punto di riferimento ed incontro fra vicini e lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica battaglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, Signore, pietra angolare che ci salva e ci sostiene, pietra angolare che ci unisce al tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Allora consegno a Don Alberto o al Vescovo, chiedo scusa, il defibrillatore, auguriandoci che non serva mai, però è indispensabile ed obbligatorio.
siamo riusciti, era una promessa fatta 2 anni fa da Don Alberto, adesso ci siamo riusciti anche grazie all'aiuto di Check Up Center che ha collaborato in maniera fattiva all'acquisto di questo aggeggio. Quindi io ringrazio tutti voi per la presenza, Don Alberto, perché ci ha supportato anche con l'aiuto dei suoi ragazzi quando noi abbiamo organizzato delle gare podistiche nel paese di Cavallino. E ringrazio anche il sindaco che vedo qui presente. Grazie ancora. Continua a crescere e anche le strutture al servizio della comunità. Se abbiamo dato la precedenza a questa costruzione è perché il luogo della preghiera già c'è, forse siamo un po' costretti, ma non c'è problema, dovete fare un po' di strada a piedi, fate ginnastica, a suo tempo arriverà anche la chiesa. Per ora pensiamo al luogo dove fare comunità, dove ritrovarci insieme per la formazione permanente, anche nel gioco, anche nel dialogo, anche nel confronto delle idee diverse, perché così aiutiamo i ragazzi a crescere in un modo chiaro, democratico e, perché no, fondati veramente sull'unica verità che ci guida, che è quella di Cristo, che è quella che abbiamo ricevuto nel battesimo. È segno che si è nascosto. Trasmettono, come si dice, il testimone. E vedete, c'è una continuità. Ed è bellissimo che siamo qui tutti e due. Ecco il segno della fraternità e della continuità anche nella fede. Grazie. Sì.